Artista o l'artista prete, questo arcano alla fine lo sveleremo grazie proprio al personaggio, al nostro gradito ospite di questa odierna trasmissione. Il prete e l'artista è Don Peppe Di Stefano, 26 anni, di Rosolini, sacerdote, attualmente segretario del vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. I quadri che state vedendo e che continuerete a vedere durante questa trasmissione sono opera di Don Peppe. Lui, prima di abbracciare la fede in Cristo, aveva questo grande amore per l'arte. Continua a coltivarlo ancora oggi, forse ancora di più. Parliamo di questo aspetto della vita intima artistica proprio con l'autore dei quadri, Don Peppe Di Stefano. Bentrovato. Salve, buonasera. La domanda, direbbe qualcuno, nasce spontanea. Abbiamo un vescovo che cantilla, come dice, ama, suole dire lui, abbiamo il segretario che ama dipingere. Il vescovo canta Mengoni, canta Neck, o per meglio dire cantilla le canzoni di Neck, di Mengoni, Arisa e altri cantanti. Invece il segretario del vescovo, che non è, ahimè, il titolo di un libro, ma è bellissimo, invece preferisce riprendere quadri di grandi autori del passato. Come nasce questo amore? È un amore che ho sempre avuto in animo, devo essere sincero, tant'è che quando ci fu la scelta, no, quale istituto intraprendere per la mia formazione adolescenziale, quale liceo, no, scegliere, e tra, ai tempi si usava scegliere corsi professionali che dessero sbocchi lavorativi, invece mi impuntai e fu una delle prime lotte contro i miei genitori per scegliere l'indirizzo artistico e nella fattispecie il liceo artistico di Monica. E questa è una passione che io mi porto veramente da che io abbia memoria, la passione per il disegno, ma soprattutto per il bello, per la bellezza. E sì, ha fatto accenno al vescovo, ma il vescovo oltre che a cantillare anche è poeta, quindi artista doppiamente. Io mi limito a dipingere, dapprima ho iniziato con delle copie di artisti famosi, anche per via dell'indirizzo scolastico che ci obbligava appunto a copiare per tecnica, per assumere una tecnica. Poi l'incontro con una grande persona, professore Gaetano Invesi, che insegnava appunto a Monica, mi ha portato nel mondo dell'icona, della pittura sacra in genere, e io devo dire che devo molto a questa persona proprio per l'avvicinamento alla vera bellezza, alla bellezza con la B maiuscola. Diciamo che forse, nell'ipotesi, se non avessi frequentato quel liceo, se non avessi conosciuto quella persona, forse non avrei maturato la mia stessa vocazione, che non è altro che una forma bella di vivere la propria vita, la propria esistenza. Quindi quando noi diciamo artista, prete, almeno per la mia esperienza sono un po' la stessa cosa, anche perché facendo anche poi, proseguendo i lavori di studio, di ricerca su questo argomento anche in seno alla Chiesa per via poi degli studi teologici, lo stesso Giovanni Paolo II sosteneva che l'artista ha un canale privilegiato con Dio, perché opera come lui che è creatore. Dal nulla, da una tela bianca, arriva qualcosa di bello, di veramente bello. E allora Giovanni Paolo II dice che l'ispirazione non è altro che questo contatto diretto con lo spirito, appunto. E quindi per questo forse in certi momenti del mio cammino, anche vocazionale, devo essere sincero,
può creare un po' di scandalo, ma se ben compresa no, che gli sono stato più grato al Signore per il dono dell'essere artista e poi anche per quello di avermi chiamato alla vita sacerdotale, ma per il dono dell'intuire, del ricercare la bellezza, questo forse mi è stato più utile e forse ancora la strada che vedo molto in salita. Ecco, la ricerca del bello dicevi tu, ma quanto è influenzata la tua arte dall'ispirazione divina? Io praticamente sono totalizzante, io dipingo esclusivamente soggetti sacri. Sì, c'è un dibattito, quale arte non è sacra? Sicuramente li potremmo chiacchierare fino a domani, ma diciamo soggetti sacri nel senso usuale del termine, quindi soggetti che riguardano la vita di Cristo o dei santi o come poi in questa stanza si vede, veri e propri ritratti. Potrei dire su questo? L'arte, se considerata come qualsiasi forma di comunicazione, ma anche come qualsiasi forma che eleva lo spirito, musica, poesia, pittura, scultura, non può che avvicinare a Dio, questo riprendendo il discorso di prima. Poi se questa lo raffigura, cerca di tradurlo, dice veramente tanto, diventa, come nel senso tradizionale intesa l'icona, una finestra sul divino, più di altre forme artistiche che sacre, perché sgorgano dal cuore umano, tutto ciò che esce dal cuore umano è sacro in un certo senso, sacre ma forse bisognose di un'interpretazione in più. Invece lì effettivamente si ha contatto con il mistero. Mi ha sempre impressionato come gli ortodossi considerano per esempio un'icona un sacramento a tutti gli effetti, un luogo della presenza reale di Dio. Andiamo un po' sul tecnico, qual è quella la tecnica che più preferisci? Sicuramente è l'unica anche che posso utilizzare perché è un po' più veloce, un po' più rapida anche come tempi, è l'acrilico, quindi le tempere richiederebbero anche di uno sforzo un po' più delicato, perché comunque bisogna stare attenti poi alle velature. Il colore ad olio ha dei tempi lunghissimi di asciugatura, per i brevi momenti che posso dedicare alla pittura, all'arte in genere, preferisco l'acrilico, quindi una pittura sintetica che asciuga in fretta. E questa su legno, su tavola preparata, su tela, su foglio di carta, su stoffa, non mancano ecco, i supporti, ci mancherebbe altro. Da prima solitamente mi faccio aiutare da un disegno preparatorio o, come sto sperimentando in quest'ultimo periodo, preferisco dedicarmi direttamente alla tela in una, chiamiamola così, quasi sequela degli impressionisti, che non amavano tanto i disegni preparatori, non tanto gli studi fatti a tavolino, ma mettevano lì e dipingevano. E poi è il caso di questo Cristo Pantocratore, che è nato di getto, senza schemi, senza disegni, addirittura all'inizio era nato solo il pannello centrale come un volto ravvicinato e poi pian piano si è costruito tutto il resto. E quando è il momento più intimo della riflessione e poi mettere su tela ciò che hai schematizzato all'interno della tua mente? La riflessione può durare anche giorni, veramente, perché arrivare a concepire un'idea, qualcuno dice le prime idee non sono mai buone, perché hanno bisogno sempre di essere affinate, di essere ridefinite. E dopo diversi giorni, devo dire la verità, io amo dipingere di notte, perché è il luogo in cui forse c'è più silenzio, il luogo anche per via del mio ministero nella segreteria che mi lascia pochi spazi durante la giornata. Vedete, la notte più volte mi è capitato di cenare magari velocemente e poi sedermi e cominciare appunto a dipingere fino alle 2, alle 3. Sono momenti privilegiati, per questo non ci sono dei tempi di orologio, ci sono dei momenti in cui qualcosa deve uscire da te, qualcosa sgorga e allora fai. L'arte nell'arte, abbiamo visto che al di là delle tele ci sono anche dei significativi e pregiati pezzi del Cristo con ciò che contiene il Cristo lavorato anche artisticamente. Mi riferisco alla croce alla tua destra. Sì.
Eh sì, ho una passione per i crocifissi, questa la porto da molto tempo, anche perché ha detto benissimo lei, è l'icona più eloquente di Cristo, è il modo in cui veramente si può dire il tutto. E questo, almeno qui ce ne sono tre significativi, uno è un crocifisso bizantino, particolare perché nonostante le ferite ha un corpo immacolato, già risorto, già pronto per uscire dal sepolcro, eppure dorme, come la liturgia ce lo descrive. Un altro è un Cristo più moderno, più stilizzato, e a cui ho voluto dare un particolare significato nelle ferite bianche, non perché è andata in cancrena, ma perché luminose, perché già portatrici di luce. E l'altro poi è una copia del crocifisso di San Damiano, anche questo qua, un morto sveglio o un risorto ferito, legato all'iconografia di San Francesco, a cui sono particolarmente anch'io devoto e legato per la mia storia vocazionale, che tra l'altro è stato il crocifisso che è stato messo sull'altare per la mia prima messa, a cui sono molto legato. Sì, è la forma più eloquente, la più bella, la più significativa, un Dio che finalmente, per stare con le braccia aperte per sempre, non gli resta altro che farsene inghiodare sulla croce. Per queste forme ce ne sono tantissime, anche diverse pubblicazioni ultimamente stanno cominciando anche a interessarsi dei vari Cristi, ma in fin dei conti la sintesi è sempre quella, due braccia aperte per abbracciare chiunque si trovi davanti e questo palo che diventa poi una scala che dalla terra conduce al cielo. Questo credo sia. Quindi ora siamo alla fine, in una battuta dobbiamo riprendere l'assunto dell'inizio. Sì. Sacerdote artista o artista sacerdote? So che non c'è bisogno dopo la conclusione che hai dato qualche istante fa, però sarà chi avrà modo di vedere questa trasmissione e dirà artista sacerdote o sacerdote artista. Grazie per la tua disponibilità, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per domani.